Bene, passiamo al porto delle nebbie. E dal porto delle nebbie vi leggerò il San Michel. Le piace, chiedeva ansioso il padrone a ogni portata. Ma sì, rispondeva Maigret, che in realtà non sapeva esattamente cosa stesse mangiando. Era solo nella sala da pranzo dell'albergo, concepita per 40 o 50 coperti. Un albergo per i bagnanti che si riversano d'estate a Ouistreham. L'arredamento tipico di tutti gli alberghi balneari, gli immancabili vasetti sui tavoli. Nessun rapporto con la Ouistreham che gli interessava e che cominciava a poco a capire. Era questo il motivo della sua soddisfazione. Ciò che più aborriva in un'inchiesta erano i primi approcci, con tutte le goffaggini e le idee sbagliate che comportano. Il nome del paese, per esempio. A Parigi, esso evocava un'immagine che non aveva niente a che vedere con la realtà. Un porto sul tipo di Saint-Malo. E invece, la prima sera, Maigret lo aveva trovato lugubre, abitato da gente scontrosa e poco loquace. Adesso con quel luogo aveva fatto amicizia, ci si sentiva a casa propria. Ouistreham era un paese qualunque, al termine di una strada fiancheggiata da alberi stempi. L'unica cosa che contava era il porto, una chiusa, un faro, la casa di Joris, la buvette della marina. E il ritmo della vita del porto, le due maree quotidiane, i pescatori che passavano con le ceste, il piccolo drappello che si occupava solo del movimento delle navi. Altre parole avevano un senso più preciso: capitano, cargo, capotiero. Li vedeva in azione e capiva le regole del gioco. Il mistero non era stato chiarito. Tutto ciò che all'inizio era apparso inesplicabile rimaneva inesplicabile. Ma ora, almeno i personaggi del dramma erano collocati ognuno al proprio posto, ognuno nella propria atmosfera, con il proprio tran-tran quotidiano. «Si tratterrà molto?» chiese il padrone, servendogli personalmente il caffè. «Non lo so. Se fosse accaduto durante la stagione, per me sarebbe stato un disastro». Adesso Maigret distingueva chiaramente quattro Ouistreham. Ouistreham Porto, Ouistreham Paese, Ouistreham Borghese con le poche ville come quella del sindaco lungo la strada maestra e infine Ouistreham Bagni, al momento inesistente. Esce? Vado a fare un giro prima di andare a letto. Era l'ora della marea. Fuori faceva molto più freddo dei giorni precedenti perché la nebbia sempre fitta si trasformava adesso in piccole gocce d'acqua gelata. Tutto era buio, tutto era sprangato. Si vedeva soltanto l'occhio umido del faro e sulla chiusa voci che si rispondevano. Un breve ululato di sirena, una luce verde e una rossa che si avvicinavano, una massa che scivolava rasente al muro. Maigret adesso capiva la manovra. Si trattava di un vapore proveniente dal mare aperto. Un'ombra che si accostava avrebbe afferrato il cavo d'ormeggio e l'avrebbe fissato alla prima vita. Poi dalla plancia il comandante avrebbe ordinato macchine indietro per fermare la nave. Delcour gli passò accanto scrutando i moli con una certa inquietudine. Cosa c'è? Non lo so. Aggrottava le sopracciglia come se fosse stato possibile, con uno sforzo di volontà, distinguere qualcosa in quelle tenebre fittissime. Due uomini stavano già per richiudere la porta della chiusa. Delcour gridò: «Aspettate un attimo!» E improvviso, in tono sorpreso, «È lui!» Nello stesso istante si sentì una voce gridare a meno di 50 metri. «Ehi, lui! Ammaina i fiocchi e fa attenzione ad attraccare a babordo!» Tutto avveniva giù in basso, nel buco nero, dalla parte dei moli. Una fioca luce che si avvicinava, una confusa visione di figure in movimento, di tela che si afflosciava con uno stridio di anelli sulla draglia. Infine, una vela di maestra spiegata che passava vicinissima, a portata di mano. «Mi chiedo come abbiano fatto», borbottò il capitano, e urlò rivolto verso il veliero: «Più avanti!»